Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta alla boscaiola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono funghi misti surgelati, speck tagliato a dadini, olio extravergine d'oliva, prezzemolo tritato, vino bianco, pisellini surgelati, panna da cucina fatta col Bimby, sale, pepe, noce moscata, aglio, farfalle e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'aglio e l'olio e lo facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Adesso aggiungiamo i piselli, lo speck e il vino bianco. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e facciamo insaporire per 5 minuti. 100 gradi con l'antiorario, velocità 1. Adesso aggiungiamo i funghi. Sale. Il pepe e la noce moscata. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per 15 minuti a 100 gradi con l'antiorario, velocità soft. Adesso aggiungeremo l'acqua e azioniamo il Bimby per 7 minuti a 100 gradi con l'antiorario a velocità soft. Adesso aggiungeremo le farfalle con la spatola del Bimby, mescoliamo leggermente. Chiudiamo con il coperchio il misurino e la facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione della pasta, nel nostro caso 11 minuti, 100 gradi, antiorario a velocità soft. 2 minuti prima del termine della cottura della pasta, fermeremo il Bimby. Fermiamo il Bimby a 2 minuti dal termine della cottura della pasta. Aggiungiamo la panna. Adesso amalgamiamo leggermente con la spatola. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo proseguire la cottura sempre con l'antiorario a velocità soft. La pasta è pronta. Andiamo a impiattare e spolverizziamo con del prezzemolo tritato. Pasta alla boscaiola. Grazie e alla prossima ricetta.